Allora, benvenuti ragazzi. Mini guida per i tre monelli boss finale. Facciamo subito qualche run, tanto ho provato prima con questa squadra, vi faccio vedere. Con questa squadra qui, quindi Gother, Deryl Rossa, Dian Verde e Liz Rossa. E ho fatto un 3987, quindi top 1. Punteggio ottimo, potrei anche lasciar stare. Volevo provare un attimo con questa squadra qua, un filino diversa, quindi con Zeldris Rosso dietro per aumentare i danni di Derrieri e con Tarmiel, anche se ce l'ho veramente basso come statistiche, eccetera. Come link a Dian per aumentargli un po' la difesa e fargli prendere meno danni. Nel caso comunque vi faccio vedere un attimo gli equip. Ridiamo vita difesa. Classici. Non sono niente di che gli equip, non è nemmeno un suo equip, quindi niente di sbalorditivo. Quello di Gother invece è il suo. Vita difesa, chiaramente. 14, 14, 9. Poi Zeldris 1 a casissimo, sempre vita difesa, mentre Derrieri ha il suo attacco difesa con 15 e 15, quindi discreto, discreto. Arriviamo a 2,22 e cibo attacco. Proviamo così, vediamo come va. Ok. Vi dico, la run prima l'ho fatta con Elizabeth Rossa perché effettivamente Dian prendeva veramente tanti danni. Non moriva, però c'è la missione che ti dice di sopravvivere con tutti i personaggi con più del 60% di vita e non sempre la facevo quella. Quindi ho detto, boh, visto che tanto stavo farmando il boss, ho messo Liz e via. Non è difficile come boss, assolutamente, anzi, uno dei più facili. Ok, qui direi di fare subito. Tac. Tac e skill up su Dian. Che male, complimenti. Almeno abbiamo già due rimuovi atteggiamenti AOE. Praticamente nessuna carta di Derrieri, perfetto. Poi rimuovi atteggiamenti. Tac. E andiamo così. Sperando che appunto arrivino carte di Derrieri, perché altrimenti siamo da capo. La strategia a grandi linee qui è di togliere gli atteggiamenti due volte. Poi buttare giù la squadra. Perfetto, niente carte. Raga, funziona così con i boss finali. Ormai siamo abituati. Dicevo, la strategia è rimuovere i buff. Ecco, intanto leggiamoci le missioni. Porta a termine con tutti gli eroi con più del 60% dei PS. Danni rottura con questa squadra non li possiamo fare, quindi questa missione la saltiamo. Infliggere oltre 300.000 di danni con un attacco singolo lo faremo con la ulti di Derrieri al primo turno. Rimuovi gli atteggiamenti 4 volte con l'AOE di Dian. Quindi in realtà molto molto facile, non è difficile. Da farmare anche, è facilissimo. Il punteggio, come vi ho detto prima, essendo che è un boss finale, per forza di cose bisogna tryhardare un sacco. Perfettissimo. Dai. Ok, solita roba. Tac, tac. Tac. Non so se è una buona idea attaccare subito Griamor. Effettivamente prende tanto danno da Gother, quindi
In realtà. Ok. Che male. Scusa, Hauser. Perdonami. In realtà così e così. Ora, altri atteggiamenti? Ah, non ho rimuovi atteggiamenti, giustamente. Che fai? Che fai? Metti gli atteggiamenti. Cioè, non è che deve girare perfettamente, semplicemente dovrebbe arrivare qualche carta decente. Oh, regà. Mi spiace. Mi disp. Aspettiamo dopo a farla. Adesso facciamo così. 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 E spreco girare le carte, incredibile. Spreco incredibile. E andiamo su. Turno 6. Ok. Va bene. Ok. Poi, come al solito, abbiamo fatto andare tutti gli attacchi di Derry, quindi.
Poi qui facciamo così, così è un buff normale, sì. Ce la rischiamo così? No. Andiamo così. Ok. Merda. Vabbè. Vabbè. Oh, basta. Niente. E via. Ram buona, non so se effettivamente ho abbastanza vita con Dian. 3 milioni e 6. Cioè, buono, per l'amor di Dio. Buono, potevo fare di più. Potevo fare di più, però ci sta, ci sta. Continuerò comunque a farlo. Comunque. Arrivo a 4000. Pochi cazzi. Pochi cazzi. Niente, raga. Direi che come run è andata abbastanza bene. Dai, se volete fare un saltino su Twitch, streamo tutti i giorni alle 3. E per il resto, se avete qualsiasi dubbio, lasciate un commentino. E un mi piace se vi ha fatto piacere il video e nada. Grazie mille, ragazzi.